fa ingresso il Presidente della Repubblica. Inizio l'incontro sul tema Pistoia, capitale italiana della cultura 2017. Prende la parola il sindaco di Pistoia, dottor Alessandro Tomasi.
Buonasera. Ringrazio il Presidente della Repubblica, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini, tutte le autorità presenti e i cittadini di Pistoia. Poco dopo la mia elezione a Sindaco abbiamo deciso di invitare il Presidente della Repubblica per la conclusione dell'anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura. Oggi, a distanza di qualche mese, siamo qui alla presenza del Presidente con l'orgoglio di una città che ha onorato gli impegni presi e con la consapevolezza di dover lavorare ancora di più in modo inclusivo e corale per essere all'altezza delle nuove sfide che Pistoia merita di vincere. L'aggiudicazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura ottenuto dalla precedente amministrazione e la realizzazione in questo anno degli impegni presi hanno messo la nostra comunità di fronte alla necessità di elevare le proprie ambizioni, partendo dalla propria ricchezza culturale tramandata e conservata con impegno. Una ricchezza culturale intesa sia come valori che contraddistinguono una comunità che come sapere. Il titolo ha dato anche a tutti noi una maggiore consapevolezza del patrimonio che abbiamo in città e della nostra storia. L'anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura nasce e si realizza grazie alla partecipazione corale di molti soggetti, attraverso la regia del Comitato Promotore, che abbiamo deciso di mantenere per il 2018, valorizzandolo e allargandolo anche a nuovi soggetti. Solo con un'unione di intenti tra istituzioni, enti e soggetti privati, solo attraverso un attento impiego di risorse in ambito culturale, si riescono a ottenere risultati di qualità anche in termini di creatività e valore aggiunto per i nostri cittadini e per l'attrattività della nostra città. Quello del coordinamento, della responsabilità collettiva, a cui siamo stati chiamati nella gestione di un titolo che non riguarda i singoli ma la nostra città, sulla quale non possiamo dividerci nonostante un'indole a volte litigiosa, è il valore che più di tutti dà significato a Pistoia Capitale Italiana della Cultura. Questo riconoscimento, reso possibile dal grande lavoro svolto dalla nostra struttura comunale e da tutti i soggetti degli enti coinvolti, ci ha spronato ad un'apertura verso l'esterno, ci ha fatto guardare oltre quel recinto di autoreferenzialità che a nulla porta e che nulla potrà portare quando si parla di cultura. Con orgoglio devo dire che l'ambizioso progetto di Pistoia Capitale Italiana della Cultura è stato portato in fondo, dando piena soddisfazione alle aspettative e realizzando quelle iniziative culturali previste dal dossier, con la riqualificazione e la valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e culturale. Questi risultati ci accreditano e soprattutto accreditano Pistoia con estremo rigore e serietà nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dei tanti che hanno compartecipato a questo anno, enti che hanno compartecipato a questo anno di capitale. Il titolo ha permesso di accendere i riflettori su una città di medie dimensioni, come la nostra, che ancora non aveva una vera e propria vocazione turistica, nonostante il ricchissimo patrimonio a disposizione. Questo nuovo traguardo pone adesso l'amministrazione comunale, le istituzioni e la città intera di fronte ad una sfida importante e oggi, alla conclusione dell'anno di Capitale Italiana della Cultura, forse ancora più difficile. Una sfida che mira ad aumentare il turismo legato alla cultura, che può e secondo noi deve diventare una risorsa economica, con il chiaro obiettivo però di mantenere la qualità dell'offerta e di non snaturare l'essenza della nostra città che la rende unica. Questa unicità appare limpida con il solo passeggiare in centro, sulla sala, all'ora del tramonto o poco dopo, quando il lavoro delle attività del mercato ortofrutticolo finisce e inizia quella dei locali. La sentiamo nel passeggiare in Piazza del Duomo la sera o in una giornata trascorsa nei nostri stupendi borghi della montagna, vissuti ancora da persone autentiche e tenaci. È questa atmosfera che si respira subito a rendere la nostra città unica. Tutto questo va condiviso con chi ha voglia di venire a vedere la nostra città, facendo conoscere proprio la dimensione autentica che contraddistingue Pistoia. La nomina di Pistoia Capitale Italiana della Cultura ha fatto anche emergere con forza l'orgoglio dei nostri concittadini, che a vario titolo, personalmente, come enti, come associazioni, ordini professionali, volontari, esperti culturali, hanno voluto partecipare a questo anno che poggia le fondamenta su quanto già la città possiede. Il nostro compito adesso è quello di alimentare questo orgoglio,
questo senso di appartenenza, questa voglia di partecipare, riscoprire le nostre radici, difendendo i nostri valori, diventa necessario per affrontare il futuro e rendere più forte la nostra comunità. Ringrazio il Presidente della Repubblica per la sua presenza di oggi a Pistoia. Grazie per averci dato l'onore di essere qui, Presidente. Oggi, simbolicamente, con l'accensione dell'albero di Natale in Piazza del Duomo, alla sua presenza, daremo il via al Natale in città. Poi, Presidente, il Presidente visiterà il Museo dell'Ospedale del Ceppo, realizzato nella parte storico-monumentale dell'ex complesso ospedaliero pistoiese, e la visitazione di Luca della Robbia nella chiesa restaurata di San Leone. Però permettetemi di ricordare anche le mostre di altissima qualità che Pistoia offre in questo periodo, come Marino Marini, Passioni visive a Palazzo Fabbroni, la mostra La rivelazione del Tibet su Ippolito Desideri a Palazzo Sozzifanti, Giovanni Boldini nell'antico Palazzo dei Vescovi, Anton Domenico Gabbiani nel nostro Museo Civico. Mostre che si aggiungono a quelle realizzate nell'arco dell'anno e ai tanti eventi organizzati in città e nella nostra stupenda Biblioteca San Giorgio. E poi, Presidente, i tanti monumenti di Pistoia, ne ricordo alcuni, la Cattedrale di San Zeno, il Battistero, il Pulpito di Sant'Andrea, perché è così tanto l'orgoglio per la nostra città e per quello che è stato fatto che avremmo voluto averla qua per giorni, Presidente, per mostrarle tutta la nostra Pistoia. Infine, permettetemi con orgoglio di fare il più grande dei ringraziamenti a Pistoia e ai suoi, con i suoi cittadini che sono stati l'anima e la forza di questo anno di Capitale Italiana della Cultura. Grazie a tutti. Prende la parola il Presidente della Regione, dottor Enrico Rossi. Signor Presidente, signor Sindaco, signor Ministro, autorità tutte, cittadine e cittadini, la Toscana è stata definita una millenaria civiltà cittadina, un reticolo di centri che segnano il carattere dominante di questa regione. Una Toscana che ora è moderna, ma anche è rimasta policentrica, dove molti centri sono collegati dal rinnovato reticolo viario, dai fiumi, per concorrere ad un'identità toscana che è del tutto particolare. Pistoia, Capitale Italiana della Cultura 2017, si è dimostrata testimonianza viva di questa antica origine. La storia di Pistoia si estende per oltre due millenni. La città possiede una monumentalità eloquente che affonda le proprie radici nel quotidiano medievale e umanistico. Nel Novecento ha dato vita ad avanguardie artistiche, tra le cui file mi limito a ricordare i nomi di Marino Marini e Giovanni Michelucci. Ai nostri giorni poi Pistoia ha saputo realizzare importanti manifestazioni culturali, quali Pistoia Blues, i dialoghi sull'uomo, evento di successo promosso con grande partecipazione di pubblico dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia. Pistoia poi città della pace, un sentimento profondo e molto sentito in questa città, che è anche sede del Centro Studi Giuseppe Donati, che organizza molte iniziative volte a diffondere lo spirito di democrazia, della pace, della tolleranza, ispirandosi al pensiero di Giorgio La Pira. Pistoia è anche faro del culto di San Jacopo, San Giacomo Maggiore, apostolo, giunto in città nel 1144. È il culto per i pellegrini diretti al santuario di Compostela attraverso la via Francigena, un culto che ha lasciato tracce nella storia civile e architettonica della città. Insomma, quel cristianesimo che è umanesimo e che è a fondamento della nostra Europa. A questa ricchezza partecipano anche edifici come l'antico ospedale del Ceppo, con il suo fregio robbiano recuperato qualche anno fa, ma anche la fortezza Santa Barbara, il complesso di San Lorenzo, la Santissima Annunziata e i suoi chiostri, Piazza del Duomo e le chiese romaniche. Pistoia ha progettato
il nuovo uso del vecchio ospedale del Ceppo che presto visiteremo. Qui è imminente l'inaugurazione del Museo della Sanità Pistoiese, a cui seguiranno numerosi altri interventi di recupero e di riuso del vecchio ospedale. Voglio ricordare anche lavori di ampliamento e riqualificazione di Palazzo Fabroni, in vista poi della sua complessiva destinazione a Museo del Novecento Contemporaneo. La Regione Toscana ha sostenuto con convinzione e anche con uno sforzo finanziario significativo i progetti legati a Pistoia Capitale della Cultura 2017 mediante un accordo di programma che in grandissima parte è stato realizzato. E qui voglio ringraziare il Comitato, ma permettetemi anche l'assessore e i tecnici della Regione Toscana che hanno partecipato e seguito l'applicazione, l'implementazione di questo programma. Pistoia Capitale Italiana della Cultura ha tracciato, a mio parere, anche un modello di pianificazione culturale interessante, basato sulla qualità dell'offerta e dei progetti culturali. Un progetto che a me pare rivolto prima di tutto all'educazione, l'educazione dei cittadini, alla fruizione da parte dei cittadini dei beni culturali, in modo così da riscoprire la propria identità e godere di ciò che il passato ci ha lasciato, riflettere su ciò che il passato ci ha donato. E questo modello, secondo me, di intervento è un modello lungimirante che non si affida all'effimero, all'evento, ma che ricostruisce l'identità della propria storia basandosi sulle radici, come prima anche il sindaco sottolineava. Pistoia, però, permettetemi di dirlo, non è solo la città, sottolineo anche l'importanza che ha rivestito tutto il territorio pistoiese, la pianura, la quale ospita il maggior indotto economico e sociale con il vivaismo, un'eccellenza mondiale. E poi anche la montagna, l'Abetone, la via dell'Abetone e del Brennero, testimonianza della sagacia infrastrutturale dei Lorena e dell'architetto Leonardo Ximenes, un territorio che in gioventù è stato prediletto da Tiziano Terzani e anche in vecchiaia, che visse all'Orsigna, sulla montagna pistoiese, e qui visse la prima esperienza di contatto con la natura incontaminata che gli suscitava un forte senso di libertà, a cui ritornò poi negli ultimi tempi della sua vita. È un territorio che nell'Ottocento è stato celebrato da Niccolò Tommaseo per la purezza della lingua italiana, incarnata nell'umile figura della poetessa pastora Beatrice di Pian degli Ontani. Ricordo anche che la città si fregia dello stemma dell'orso, animale totemico, insieme a poche altre città del mondo che hanno lo stesso stemma, Berna, Berlino. E l'orso è in contrapposizione ovviamente al leone, al marzocco di Firenze, il che insomma spiega molto della toscanità e del genus loci di queste terre. Possiamo già dire che le iniziative ormai contenute in quel programma sono state realizzate per il 90% e che nell'arco di breve tempo potranno concludersi, specialmente quelle relative alla parte della rigenerazione urbana. Quindi un successo, io credo, dovuto ai pistoiesi in primo luogo, a tutti i pistoiesi. Caro Presidente, Pistoia esce indubbiamente rafforzata da questa esperienza, soprattutto nelle sue istituzioni culturali. Nella città che in generale, come ha detto il sindaco, ha dato buona prova di sé superando difficoltà e risolvendo problemi. Io credo che questo permette a questa città di scommettere sul suo futuro, permette di scommettere che essa possa allargare ancora di più i suoi orizzonti guadagnandosi i frutti che merita per la sua bellezza, per i suoi tesori e per la sua cultura. Grazie Presidente. Prende la parola il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, onorevole Avvocato Dario Franceschini. Signor Presidente, grazie davvero di essere qua.
è un modo importante per riconoscere il lavoro che è stato fatto quest'anno a Pistoia, ma anche per riconoscere l'importanza di questa scelta che il Parlamento ha adottato di ogni anno intitolare, consegnare il titolo di capitale italiana della cultura a una città. L'anno scorso eravamo a Mantova, quest'anno conferma questa scelta importante che il Presidente della Repubblica, come è avvenuto in apertura dei due anni per il Presidente del Consiglio, con la sua presenza in qualche modo chiuda le manifestazioni dedicate all'anno da Capitale della Cultura. Il prossimo anno sarà Palermo, quindi immagino che sarà una sua personale soddisfazione poter chiudere l'anno di Palermo. In corso in questo momento sono le procedure per l'assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura del 2020, perché salteremo il 2019, perché il 2019 sarà l'anno della Capitale Europea di Matera. È proprio da Matera che è nata l'idea di introdurre nel nostro ordinamento la Capitale Italiana della Cultura. In primo luogo perché in un'Europa 28, 27 paesi, capita ogni 14 anni che un paese abbia la capitale europea della cultura, quindi la prossima volta in Italia sarà nel 2033. E quindi la capitale italiana consente di avere il titolo ogni anno e di far competere, come è capitato, molte città, comuni, piccoli borghi. Ma soprattutto perché, osservando la competizione virtuosa che ha innestato la corsa al titolo di capitale europea della cultura, abbiamo visto da quei dossier, da quegli studi, da come le città si sono animate nella progettazione, che quel meccanismo virtuoso era un meccanismo che serviva non soltanto alla vincitrice, ma anche alle città che, per poter competere al titolo, avevano partecipato alla competizione. Così abbiamo introdotto la Capitale Italiana della Cultura e abbiamo visto che questo meccanismo funziona. Funziona naturalmente per chi vince, ma funziona anche per le altre città, quelle che partecipano alla prima selezione, quelle che entrano, le 10 che entrano nella shortlist, all'interno della quale poi la Commissione decide la capitale italiana, perché spinge a un meccanismo di progettazione complessiva, spinge a far collaborare le diverse istituzioni tra di loro, spinge a coinvolgere i privati, che è uno dei requisiti di valutazione, in che forma i privati, no profit, ma anche le imprese, intervengono con progettualità e risorse all'elaborazione del dossier. E quindi mette in moto una competizione virtuosa che spinge le città anche a progettare se stesse, a riprogettarle in un'ottica complessiva, non singoli interventi, ma una progettazione complessiva, perché il titolo di capitale italiana non premia soltanto la bellezza o l'importanza della storia di quel luogo. Tutte le città italiane naturalmente potrebbero competere fortemente su questo, ma premia soprattutto quanto si riesce a inserire su quel patrimonio storico lasciato dalle generazioni venute prima di noi, anche una progettualità per il futuro, l'individuazione di una vocazione. I risultati sono arrivati, i dati turistici delle presenze di Mantova dell'anno scorso, di Pistoia quest'anno, più 18%, molto di più nelle presenze dei visitatori ai musei, dimostra che c'è un risultato molto forte e immediato, perché si accendono i riflettori, perché si parla della città nella stampa internazionale, ma il risultato dura nel tempo. Mantova ha avuto un traino anche nel 2017, l'anno successivo alla capitale italiana, e così sarà per Pistoia. Si accendono i riflettori, si attrae turismo internazionale, si continua a investire in cultura, in turismo, in recupero del patrimonio culturale, che è una delle scelte che ha fatto il Paese in questi anni. Non soltanto in termini di risorse, perché molte risorse sono state dedicate al settore dei beni culturali e del turismo dopo anni, troppi anni di dolorosi tagli, ma le politiche culturali sono diventate centrali anche nelle scelte parlamentari. E questo credo sia un fatto molto importante, perché si è capito che investire in cultura nel nostro Paese non significa soltanto adempiere ad un dovere costituzionale. Noi dovremmo essere molto orgogliosi di essere
paese, l'unico paese al mondo che ha tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale, all'articolo 9, la tutela del patrimonio storico-artistico della nazione e del paesaggio, secondo comma, e primo comma la promozione e lo sviluppo della cultura. Quindi investendo in cultura non si adempie soltanto a quel dovere costituzionale, ma si dà un grande contributo alla crescita economica del paese. Abbiamo visto, signor Presidente, i dati del turismo internazionale in Italia quest'anno. Si immaginava che il 2015, l'anno di Expo, sarebbe stato un anno irraggiungibile. In realtà il 2016 ha superato ampiamente il 2015, il 2017 sta superando ampiamente il 2016. E la crescita del turismo internazionale in Italia è un dato strutturale. Ci sono certo dei fattori contingenti, a cominciare dall'insicurezza dei paesi del Nord Africa, che possono contribuire a un andamento di presenze, ma il dato è strutturale, crescono ogni mese nel mondo a milioni di persone il numero di turisti che entrano nel mercato internazionale del turismo. Negli anni 50 erano 25 milioni i viaggiatori internazionali, nel 2016 sono stati 1 miliardo e 200 milioni e cresceranno sempre di più perché ci sono paesi che non avevano turismo in uscita che oggi mettono turismo nel mercato globale. L'Italia è la meta desiderata di viaggio prima in tutti i turismi del mondo. Questa è una grande potenzialità di crescita, importante, su cui investire, ma che ci spinge anche a fare delle scelte. Le scelte che sono all'interno del piano strategico del turismo, che è stato approvato quest'anno e che dà le linee di indirizzo per i prossimi 5 anni, ed è un piano approvato con il parere delle commissioni parlamentari, dal governo, ma scritto insieme alle regioni, ai comuni, anche a tutte le categorie di privati o associazioni di categoria che si occupano di turismo, e ha 2 sostanziali pilastri. Il primo è puntare su un turismo sostenibile, un turismo che venga in Italia a rispettare la fragilità del nostro paesaggio, delle nostre città d'arte, della nostra bellezza, che cerchi l'eccellenza, non il turismo mordi e fuggi che passa in fretta consumando e senza capire. E parliamo di milioni di persone, non parliamo di una scelta di nicchia, ma parliamo di puntare a un turismo di alto livello. Il secondo pilastro è valorizzare l'Italia come museo diffuso. Uscire in fretta è un'esigenza oltre che un'opportunità da quel meccanismo in cui siamo già completamente immersi, per cui alcuni luoghi italiani, i più conosciuti nel mondo, prevalentemente dentro le capitali dell'arte, Venezia, Firenze e Roma, hanno già oggi un problema di sovraffollamento, al punto da avere fatto emergere nel dibattito, nelle amministrazioni, nel dibattito politico, il tema dell'accesso limitato ai luoghi dell'arte, perché è evidente che la Fontana di Trevi o Pontevecchio o Piazza San Marco non possono contenere un numero illimitato di turisti, di persone. C'è un numero oltre il quale ci sono problemi di sicurezza e problemi di tutela del patrimonio. E tant'è vero che si sta discutendo appunto di regolamentazione degli accessi. È un paradosso che a pochi centinaia di metri di distanza in quelle città o a pochi chilometri di distanza ci siano dei luoghi che possono diventare attrattori incredibili di turismo internazionale che non sono ancora in grado di richiamare quel tipo di numeri, quel tipo di turismo. La capitale italiana nasce anche per questo. Offre alle città, ma possono concorrere. Ad oggi hanno vinto 3 città, ma tra i finalisti, nelle shortlist, erano anche piccoli borghi che hanno un patrimonio di bellezza, di progettualità straordinario che possono, e diventerà, prima o poi capiterà, che un borgo, un piccolo comune diventa capitale italiana della cultura. Hanno delle capacità straordinarie di attrazione, la capitale italiana è un grande investimento in questa direzione, valorizzare lo straordinario patrimonio dell'Italia che è un museo diffuso unico al mondo. Per questo Pistoia ha meritato questo titolo, ha attuato il dossier portando dei risultati importanti sia dal punto di vista delle presenze che del recupero del patrimonio che della vocazione culturale della città, e io penso assolutamente che quando si diventa capitale italiana non lo si smette di essere il 31 dicembre di quell'anno, ma si continua ad esserlo negli anni successivi.
Desidero rivolgere un saluto cordiale a tutti i presenti, al Presidente della Regione, al Sindaco, al Ministro dei Beni Culturali, alle autorità presenti, ai sindaci di altri comuni presenti e a tutti coloro che sono intervenuti. E inviare attraverso il Sindaco un saluto cordiale all'intera Pistoia e a tutti i suoi cittadini. In questa occasione importante, concludere l'anno di Capitale Italiana della Cultura chiude un evento significativo, un momento di grande importanza per la città. In tutti i paesi un riconoscimento di questo genere sarebbe importante. In Italia lo è particolarmente, perché l'Italia, con tutti i suoi comuni, racchiude una costellazione di luoghi di cultura. Nel nostro paese non vi è comune, grande, medio, piccolo, che non abbia in sé tanto patrimonio culturale, tanti beni di valore culturale e artistico. E quindi essere scelta all'interno di questa costellazione è ancora più significativo e importante. Pistoia ha fatto onore a questo impegno in questo anno, con una positiva mobilitazione e concorso di impegni di protagonisti pubblici e privati. E questo ha rafforzato il tessuto della città. Ed è un patrimonio, come ha appena detto il Ministro dei Beni Culturali, un patrimonio che rimane stabilmente in questa città come nel suo futuro. Ma naturalmente questo ulteriore arricchimento di valore sul piano culturale della città di Pistoia si riverbera sull'intero tessuto nazionale, che ogni arricchimento, ogni robustimento, ogni consolidamento di una città, di un comune, il nostro paese, irrobustisce l'intero tessuto nazionale. E rivolgo molti auguri alla città, con i complimenti per quanto fatto in questo anno, e sapendo che gli investimenti sul piano della cultura, della tutela del patrimonio artistico, di quel che c'è di ricchezza di monumenti, è Pistoia ne ha tanta. Tra poco visiteremo alcuni di questi straordinari gioielli che io in parte conosco già, essendo venuto tante altre volte a Pistoia, ma che rappresentano quanto vi sia di ricchezza, di storia qui, in tutto il territorio intorno a Pistoia, un territorio, come i sindaci sanno bene, dinamico in tanti settori della vita, socialmente, economicamente. Ora, in questa condizione, questo anno è stato un riconoscimento e un elemento propulsivo per il futuro, e per questo futuro auguro a Pistoia, a tutto il territorio, un avvenire di grande crescita ulteriore e di grande prestigio.
completamente in mente. Come on, come on.